Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa. Ecco cosa ha fatto dietro le quinte. Il festival di Sanremo è terminato, ma Fedez ha raccontato a tutti che cosa ha fatto Anna Oxa dietro le quinte. Il marito di Chiara Ferragni l'ha definita maleducata. Anna Oxa è stata di nuovo al centro della polemica durante il festival di Sanremo 2023. Fedez ha attaccato la collega su Instagram durante una diretta fatta dopo aver cantato con gli Articolo 31 nella serata dedicata alle cover e ai duetti. Secondo quanto raccontato dal marito di Chiara Ferragni, Anna Oxa non avrebbe rispettato i tempi delle prove, superando gli altri per esibirsi. «È stata veramente maleducata», ha dichiarato Fedez. «C'era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo 31 stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento». Fedez ha spiegato piuttosto stizzito. «C'era una scaletta, e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei, e senza dire niente ha saltato la fila. È stata davvero molto maleducata. A me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano». Nel corso della diretta è intervenuta Chiara Ferragni, che ha invitato il marito a non alimentare la polemica. Fedez ha precisato di voler solo condividere un aneddoto, e dunque raccontare la verità dei fatti ai suoi seguaci. Anna Oxa ha fatto chiacchierare fin da subito al Festival di Sanremo 2023. In primis per non aver concesso un'intervista a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, per La vita in diretta. Poi per non aver sfilato sul green carpet alla vigilia dell'evento, pare, ufficialmente, per alcuni problemi di salute. Successivamente le voci, prontamente smentite, di una discussione dietro le quinte dell'Ariston con Madame. Vi è piaciuta l'esibizione di Anna Oxa a Sanremo 2023? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.